Credo che Futura però voglia essere insomma una grande kermesse di incontri culturali che vanno dal filosofico all'economico, al sociale, al culturale in senso stretto, per poter capire dove andiamo, per poter capire se il futuro è una prospettiva vera, se il futuro è pieno di dubbi, ma è così, è pieno di dubbi, e se soprattutto c'è un futuro per queste nuove generazioni che si aspettano qualcosa dalle vecchie e che non hanno avuto le vecchie e che lo devono avere. Un taglio con il passato per guardare al futuro con altre prospettive, più lungimiranti e con una soluzione di continuità che sia più un progetto complessivo che riguardi Civitanova e Civitanovesi, non solo d'estate, ma per tutto l'anno e per gli anni a venire. Futura, festival dai buoni propositi, ha preso ufficialmente il via all'Hotel Miramare di Civitanova, battezzato dagli assessori regionali Marcolini e Giannini, dal sindaco Tommaso Corvata e dall'assessore Silenzi e ovviamente dal direttore artistico Gino Troli. Siamo andati in cerca di intellettuali che si occupano di futuro, insomma, nelle loro discipline, attraverso i loro libri, attraverso la loro attività anche universitaria, che hanno trattato insomma, in vari modi questo tema. Lo può trattare un linguista, lo può trattare un biologo, lo può trattare un astrofisico, quindi è chiaro che ognuno a suo modo racconterà il suo rapporto con il futuro. Questa è la chiave. 3 settimane fino al 28 luglio che inonderanno Civitanova di incontri, laboratori, mostre, rassegne con grandi nomi del panorama scientifico, artistico, letterario, politico e filosofico e dello spettacolo nazionale per confrontarsi sul tema oggi più che mai delicato, quello del futuro. Civitanova è alta e bassa, Civitanova ha tante location, anzi addirittura c'è l'imbarazzo da scelta, è una città straordinaria da questo punto di vista, lo dico io che non sono nativo di Civitanova, insomma conosco bene le Marche, è un unicum Civitanova, quindi cercheremo di far scoprire questi luoghi attraverso insomma un festival che si muoverà continuamente e che speriamo incontri anche i gusti del pubblico, perché è anche un festival accessibile. Un festival che si affaccia sul panorama delle rassegne culturali nazionali con coraggio e intraprendenza, facendo parlare di sé non solo per i grandi nomi chiamati a intervenire, ma per la nuova modalità organizzativa, largamente partecipativa e decisamente più impegnata, che rende già obsoleti format già visti nelle precedenti estati della Riviera Marchigiana. È successo e è un format che noi guardiamo con grande interesse perché mette nell'ordine la qualità, l'organizzazione culturale e il ritorno economico di queste iniziative in fila in maniera virtuosa per dare sostegno alle politiche culturali che non possono essere soltanto un buffetto con un divertimento per le anime belle, ma insieme, come dire, all'arte, alla danza. Civitanova è la prima piazza per la danza della regione, quale manifestazioni musicali, spettacolari durante l'arco dell'anno, ci sia anche un appuntamento che riflette sui temi drammatici del futuro, dandogli una torsione anche spettacolare, come si dice, evenemenziale, di eventi capaci di attrarre anche enorme massa turistica che gravita sulla zona balneare. Una realtà che strizza l'occhio non solo alla cittadinanza ma anche alle masse di turisti alla ricerca di intrattenimento intelligente che sa unire cultura, quella vera, a un divertimento sano, facendo rete con cittadini e commercianti per creare indotto e pensare anche al futuro dell'economia del territorio. È anche un modo attraverso il quale si promuove un territorio che vuole essere un territorio di qualità, un territorio dove l'ospitalità è di qualità e dove ci sono esaltate anche tutte le sue caratteristiche di culturali, turistiche, enogastronomiche, di produzione, e quindi è molto interessante. Ho detto che non è a caso che nasce Civitanova, che è sempre stata una città che nelle Marche, nella nostra provincia, ha precorso i tempi istituzionali, sociali, economici, e anche questa volta vuole avviare una riflessione profonda su temi che molto spesso sono dibattuti nelle aule delle università, tra filosofi, e invece vuole farle diventare patrimonio di tutti. Un appuntamento che farà sentire i suoi effetti non solo per tutto l'anno, ma in un'ottica di lungo periodo, dato lo spessore dei temi sollevati e l'estensione del tessuto coinvolto che nelle previsioni degli amministratori locali, sindaco Corvata in primis, lascerà un'impronta positiva nel modo di pensare la cultura a Civitanova. Lo facciamo con un'ottica di lasciare un'impronta nella città. Siamo ambiziosi, sì, lo vogliamo essere, abbiamo le carte in regola per poterlo essere. Però in questo contenitore abbiamo innestato
la cultura quella vera, e abbiamo innestato una serie di sinergie con i civitanovesi, con la città, perché l'organizzazione è tenuta in buona parte da civitanovesi, e abbiamo innestato anche una serie di ricadute successive sulla città, come appunto i filmati che verranno replicati nelle scuole, oppure il pittore che lascia a Civitanova un'opera che rimane. Ed è così che Civitanova, orfana della filosofia popolare, trova in una critica riflessione sul futuro un progetto diverso, dotato di una struttura più solida e maggiormente votata alla compartecipazione e a risvolti economici concreti sul lungo periodo e su tutto il territorio cittadino e provinciale. Si interroga su alcuni argomenti in maniera, diciamo, più culturale. Non voglio dire più seria, però senza meno è un progetto diverso. Diverso perché le caratteristiche del direttore artistico di Trolli sono diverse dagli altri, e lui ha sottolineato molte volte questo fatto culturale che non ricerca il consenso facile del protagonista che poi non ti lascia niente, ti fa divertire, ti intrattiene e basta. Qui c'è un discorso diverso che era anche presente in parte in altri progetti, però questa è una cosa nuova, una cosa nostra che non vogliamo né confrontarla con nulla, vogliamo, già il progetto è un grande successo.